anche l'Italian Cup maschile si appresta alla sua conclusione, una Italian Cup che ci ha regalato un Dario Acquaroli in forma strepitosa. Al suo primo grande successo tra i senior, l'ex campione del mondo junior ha dimostrato veramente di essere all'altezza della situazione. La gara ora è partita, come sempre numerosissimi i concorrenti e come sempre un paesaggio meraviglioso ha caratterizzato questa edizione della Italian Cup e quindi anche qui Asiago non è stata da meno. Siamo alle prime battute, in un momento ancora dove il gruppo è compatto. Beh, abbiamo visto Mirko Bruschi, Daniele Bruschi, tante conoscenze, ecco, con il numero 6 con la maglia tricolore esposti, una maglia tricolore che metterà in palio domenica prossima a Nevegal. Insomma, una serie di conoscenze che rappresentano il meglio del mountain bike italiano, ma anche internazionale. Infatti non sono mancati atleti svizzeri, austriaci e francesi, ma dobbiamo dire la verità, hanno brillato poco. Questa gara, l'Italian Cup, è veramente un appuntamento importante per gli italiani. La nuova formula ha suscitato consensi da tutte le parti e certamente anche per il prossimo anno gli organizzatori, vale a dire gli amici del mountain bike di Bassano del Grappa, ci proporranno un tipo simile di manifestazione. La gara oramai è partita e c'è subito un uomo in fuga. È Luca Bramati. Luca Bramati, l'azzurro che ha partecipato assieme ad altri alla tournée americana di Coppa del Mondo, in questa gara si sta mettendo in luce immediatamente. Il Bosco, diciamo che questa tappa non presentava particolari asperità se non la salita della Malga Fassa che porta il corridore 2 Mirko Bruschi. Anche Mirko è stato interprete di una bellissima Italian Cup con il numero 48 Carmine Stefanile, lo ricordiamo secondo nella seconda tappa, con il numero 12 l'anziano atleta, ex professionista Giuliani, anziano si fa per dire a 36 anni, ma che ancora riesce ad arrivare, sono dati da fare, si sono messi in mostra in questa bellissima edizione dell'Italian Cup. Fontana con il numero... la maglia gialla, che non contenta del vantaggio acquisito nelle tappe precedenti, vuole comunque, ora siamo di nuovo nel tratto sterrato, terzo è Scioni, Dario Scioni, Dario Scioni, anche lui ventenne, grande speranza del mountain bike italiano, su Luca Bramati e Dario Acquaroli ora procedono insieme, ancora una volta la fuga di Bramati è conclusa, Bramati spera di non avere la stessa sorte della tappa precedente, controlla nel momento finale della volata l'avversario, cerca di affrontare appunto le ultime curve, gli ultimi metri in testa per evitare sorprese, ogni tanto si gira, guardate bellissime inquadrature, ecco siamo veramente a pochissime centinaia di metri, Dario cerca di superare Bramati, ma Bramati non si fa sorprendere, anzi innesta la quinta, mancano pochissimi metri al traguardo, ecco l'arco che indica i 300 metri finali, aumento di Luca Bramati, Acquaroli rinuncia alla volata finale e vittoria, vittoria di Luca Bramati nella quarta tappa, è veramente contento, sfortunato, aveva provato più volte di vincere una tappa dell'Italian Cup, bravissimo, bellissima vittoria di Luca Bramati, secondo posto di Dario Acquaroli, terzo posto di Mirko Bruschi, una tappa veramente interessante che ha tenuto col fiato sospeso tutti quanti. Quarto, bellissimo quarto posto di Mario Noris ed ecco che Dario Acquaroli indossa la maglia gialla in via definitiva di vincitore della sesta edizione della Italian Cup. Un successo prestigioso per questo ventenne, ma passiamo all'ordine d'arrivo. Primo Luca Bramati del gruppo sportivo Sella Italia, secondo Dario Acquaroli, terzo Mirko Bruschi, tutti e tre in una manciata di secondi, quarto è Mario Noris, quinto Alessandro Fontana, sesto Dario Scioni e settimo è Uber Palluber. Nella classifica finale Dario Acquaroli vince con 6.410 punti, secondo è l'anziano Alessandro Paganessi, terzo è Dario Scioni, quarto Carmine Stefanile, autentica rivelazione di questa Italian Cup, quinto Mario Noris, sesto Luca Bramati, settimo Mirko Bruschi e ottavo Stefano Giuliani.